Benvenuti alla prima puntata di B-Summer 2012, edizione 2012, 6 luglio 2012. Ho detto tre volte già 2012, basta, non lo dirò più, lo giuro. Per la rassegna replay conduciamo queste interviste per un mese. Io, Alessio, e al mio fianco c'è Giulio. Ciao. Ciao a tutti, bentrovati qui al Blogos per questa rassegna estiva del 2012. Ho detto anch'io una volta 2012, siamo a posto. Seguiremo i concerti che si svolgeranno durante questo mese, 4 settimane, e intervisteremo i gruppi che si esibiranno. Replay, la continuazione, possiamo dire, della rassegna Play dell'anno scorso, che ha avuto un ottimo successo, che si è alternata sempre per 4 venerdì di luglio. Questa è la prima serata di 4 che animeranno il venerdì di luglio del Blogos, dal 6 al 27 di luglio. Adesso passiamo subito al primo gruppo che suonerà stasera. Qui con noi sono gli Alan Moods, che vanno subito a presentarsi. Io sono Tommy, suono chitarra e voce. Io sono Lorenzo, tastiere. Sono Pierre, alla batteria. Riccardo al basso. La domanda che ci è venuta subito spontanea è stata: il vostro nome, il nome della band, da dove deriva? È una storia un po' lunga, deriva da il nome di una canzone di Pink Floyd, da Atom Heart Mother, il loro album, si chiama Alan Psychedelic Breakfast, è l'ultima traccia, e dal nome dei sigarini filtrati, Moods. Abbiamo deciso di trovare nome e cognome per, diciamo, personificare la nostra band, quindi Alan Moods. In realtà quindi sarebbe di Alan Moods e non degli Alan Moods. È un'operazione comunque che svolgono in tanti gruppi, quelle di associare magari due nomi che derivano da argomenti differenti per fare un gruppo di una band. Volevamo sapere un po' la vostra storia, quando siete nati. So che avete pubblicato un disco, no? Un EP, giusto? Abbiamo fatto un paio di demo. Uno l'abbiamo fatto 3 o 4 anni fa. Suoniamo dal 2008. Eravamo prima un trio, poi abbiamo aggiunto le tastiere. Il batterista è passato alle tastiere, è entrato Pierre alla batteria. E quindi niente, siamo attivi dal 2008 con due demo autoprodotti fatti da noi. E niente, adesso stiamo lavorando per fare qualcosa di un po' più consistente, diciamo. Dalle canzoni che ho potuto ascoltare sul vostro space, avete già uno stile vostro. È innegabile però che siete appassionati di una certa musica degli anni 60, 70, rock progressive che ha segnato quei decenni. Ora, secondo voi, in quest'epoca, cosa c'è? C'è un genere che sta crescendo, una proposta musicale, secondo voi, che attecchisce adesso? Penso che comunque le influenze siano inevitabili in ogni tipo di musica. Bisogna cercare di essere originali, quello che cerchiamo noi, di essere originali, senza però comunque, diciamo, negare le influenze, ecco, perché inevitabilmente ci sono tipi di musica che ti emozionano e inconsciamente uno tenta di emulare il meglio, comunque di prendere il meglio. Ma un'ultima domanda per gli Alan Moods: abbiamo letto sul vostro MySpace che avete partecipato anche a diversi concorsi, giusto? E volevamo sapere se credete nei concorsi, appunto, in questo modo di proporsi, di anche se valgono come promozione, appunto, o se li prendete soltanto come un'esperienza in più, ecco. Sicuramente entrambe le cose, nel senso, alla fine i concorsi ci sono sempre andati abbastanza bene, nel senso che tutte le volte che abbiamo partecipato più o meno siamo entrati, abbiamo avuto possibilità comunque, e quindi sono state buone occasioni che ci hanno spinto a migliorarci, e niente, quindi l'originalità del nostro suono tentiamo di portarla un po' ovunque possiamo. Bene, e con questo appunto vi auguriamo di fare un buon live stasera, di animare questo palco. Noi ci concediamo sperando di vederci presto e mandando in onda un vostro pezzo che si chiama Cassis. Alla francese. Alla francese. Benissimo, vi ringraziamo ancora. A presto. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. Cassis aspetta te. Tripudio di colori, pensa piano, la marea ti può portare via.
sopra guarderemo la città. Fiore di carta appassirà. Poseremo su una cimiera in fiore, da là sopra guarderemo la città. Fiore di carta appassirà. Ok, siamo tornati in onda, siamo passati già ai prossimi ospiti che sono i Mascherones, li salutiamo, ciao. Bella frate! Sono numerosi, non vi facciamo fare la presentazione ognuno di loro, siete in sei e ne mancano due. Il frontman è... Frontman è un ragazzo che adesso è con dei ragazzi speciali. E... In che senso? Con dei ragazzi, con dei Saiyan. Salutiamo Goku e tutta la sua famiglia che ci segue sempre ogni puntata. La prima domanda che volevamo farvi era, cioè era una domanda mia personale riguardante la promozione che vedo fare in giro per Bologna e Casalecchio attraverso gli adesivi dei Mascherones. È una promozione che funziona oppure? Cioè, siamo ricchi, compriamo, facciamo pubblicità, diventiamo famosi e basta. Sì, è un po' la carriera che ci sogna qualsiasi artista, riassunta così poi in 5 secondi. Sì, è più o meno questo il viaggio che un artista si fa. Sì. Un'altra domanda che ho pensato appunto... pensando a, anzi ascoltando un pezzo come Bologna di notte, pezzo divertente, ska, ballabile, ma che fa anche riflettere. Volevo chiedervi come riuscite a mettere insieme in alcune canzoni l'impegno e il divertimento facendo ballare appunto la gente. Vai, beh, fondamentalmente abbiamo investito sul nostro amico e quindi lui comunque investe molto nella ricerca delle parole, cioè è un ragazzo che sta facendo un percorso culturale importante. E lui comunque i testi principali delle canzoni più sentite scrive lui. Poi noi mettiamo la musica, l'ignoranza, con i soldi ottenuti attraverso gli stickers. È una persona ispirata, è un peccato non averla qua. Dopo arriva. E avevo una considerazione da fare, più che una considerazione, era sempre una domanda. Riguardava il fatto che vi chiamate Mascherones, però prima mi avevate confessato che in realtà non è che vi mascherate con maschere, più che altro vi travestite. Funzionano molto i travestimenti, nel senso anche per la promozione, non so, date, che so, carnevale, piuttosto che Halloween. Del carnevale sinceramente non se ne frega tanto, insomma. Noi guarda, siamo talmente bravi che cioè, non abbiamo bisogno di presentazioni. Mettiamo sul palco, ci acconciamo come meglio ci aggrada, facciamo il nostro show, facciamo divertire la gente, cioè poi lo senti il calore delle persone sotto al palco che sono cariche perché siamo simpatici. Ok, ci fidiamo. E ci fidiamo della loro ironia, ci fidiamo del loro amico soprattutto, dei Mascherones. Ecco il leader! È arrivato il leader!
Ecco, finalmente è arrivato uno che me, uno di falso leader. Il vero leader è impegnato con la signorina e purtroppo arriva all'ultimo secondo, perché comunque lui prima di live ha sempre esigenze amorose, quindi arriva all'ultimo secondo. Si sa, le rockstar hanno questo vizio. Noi vi ringraziamo appunto di essere stati qui con noi, vi auguriamo un ottimo concerto. Grazie a voi, grazie mille. Grazie di tutto. Grazie ragazzi. Sul palco. Adesso vi lasciamo a Bologna di notte, che è un pezzo dei Mascherones. Se tagge leghe donza, adre ma corse che leghe debelle donza. Bologna di notte. È una donna che dorme, distesa fra pianura e colli. Le due torri fanno da vedetta a una città bella e maledetta. Città di poeti, di comunisti e di preti. Città di anarchici e pochi qualunquisti. Bologna insulti, discussioni sulla partita del giorno prima. Dentro un bar del secolo scorso, insieme a te, con un giornale ed un caffè. Bologna e bandiere, Bologna è una strada antica. Bologna è rossa e non cambierà. Bologna è l'amore fatto a città. Bologna di notte è un covo protetto. Bologna è poesia e non cambierà. Bologna insulti e discussioni sulla partita del giorno prima. Dentro un bar del secolo scorso, insieme a te, con un giornale ed un caffè. Bologna è sangue, Bologna è bandiere, Bologna è una strada antica, Bologna è rossa e non cambierà, Bologna è l'amore fatta città, Bologna di notte è un covo protetto, Bologna è far l'amore sopra un tetto, Bologna è poesia e non cambierà, Bologna è mia, la mia città. Siamo di nuovo in onda con l'ultimo gruppo per questa puntata, il palco numero 5, che salutiamo. Ciao. 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 Bella. Subito partiamo con l'intervista. La domanda che mi sorgeva spontanea a chiedere era: che rapporto esiste tra palco numero 5 e l'opera, il fantasma dell'opera? Ho letto sul MySpace che c'era un collegamento. No, hai letto male. No, niente, abbiamo preso il titolo dal palco riservato al fantasma perché entrambi amiamo la musica. Molto semplicemente, ok. Vorrei che voi presentaste e raccontasse un po' delle esperienze della vostra band. Ma una volta mi ricordo che al campo della banda, no, non saprei cosa dirti. Come esperienze suoniamo in giro e non facciamo altro che brandire gli strumenti e caricarci col pubblico, quindi speriamo ci sia del pubblico anche stasera. E niente, abbiamo fatto un demo e speriamo di fare un album presto. E voi cantate in italiano, giusto? Volevamo sapere se secondo voi il pubblico apprezza
di più il fatto che uno canti in italiano, che magari il testo arriva subito, piuttosto che cantare in inglese, che comunque ti dà la possibilità di espanderti, farti conoscere magari anche all'estero. Adesso che ci sono nuove tecnologie, uno può farsi conoscere più facilmente se appunto il fatto di cantare in italiano è un deficit oppure qualcosa in più. Ma ci sono vari mercati, secondo me per il mercato italiano è meglio, cioè, meglio cantare in italiano. Alla fine molti poliglotta non ce ne sono, secondo me, sul suolo nazionale, quindi ci starebbe molto di più parlare in italiano che in inglese. Se poi uno vuole puntare a un altro mercato, può puntare anche all'inglese, ma non so quante band italiane vadano cantando in inglese. Hanno iniziato gli After Hours e sono tornati all'italiano. Un motivo ci sarà. Sicuramente è un appeal che comunque in Italia siamo sempre stati poco abituati, o perlomeno i gruppi nostrani sono sempre stati poco abituati a prendere l'inglese come prima scelta linguistica. Un esempio unico secondo me nella musica odierna è quello degli Toys Orchestra, che se uno li sente veramente sono grandiosi, non hanno nulla da invidiare a alcun gruppo anglosassone americano. La vostra musica secondo me è come un viaggio tra due binari che non si incontrano mai, di rado: il rock con intermezzi elettronici alcune volte. Cosa ne pensate della musica suonata e di quella campionata oggi? Possono coesistere in uno stesso percorso musicale? È una scelta che di molte rock band attuali. Io dico assolutamente sì, cioè, secondo me può esistere tutto. È importante che sia ovviamente messo per bene dove ci sta. Tutto quello che colpisce le orecchie è musica, quindi. Però ovviamente quella musica che facciamo noi è esclusivamente poi riprodotta in ugual modo anche sui live, quindi anche la parte elettronica non è fatta a priori attraverso sistemi informatici, ma è realizzata con tastiere, insomma, e quindi al momento diciamo il connubio comunque della musica pienamente suonata c'è. In ogni modo non abbiamo nulla in contrario al campionamento e all'elettronica pura, diciamo. Alla fine è arte, quindi ognuno sceglie il modo di esprimersi, il linguaggio e i mezzi per arrivare alla gente, quindi quello importa. Giustamente, ognuno fa il percorso che meglio crede e più ci sono contaminazioni meglio è. Assolutissimamente. Ok, ringraziamo allora il palco numero 5, gli facciamo un in bocca al lupo per stasera. Grazie. Bella. Ma lasciamo un intermezzo musicale che è Narciso, uno dei pezzi che abbiamo scelto del vostro demo, se non vado errato. E di nuovo vi rinnoviamo il bocca al lupo per questa esibizione. Arriva il lupo. Riflesso il volto del giorno, un viso caprodosso per levare, mi dici di no. In quel riflesso io incantare mi lascio, tutto scivola addosso come fossi di ghiaccio o di cera. Ah!
Beh, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a settimana prossima, seconda puntata del B-Summer. Ringraziamo Angela che ci è venuta a fare le foto, Paola anche ci è venuta a fare le foto. Certo, e ricordiamo appunto i nostri contatti, www.ilblogos.it per l'home page del Blogos. Se volete riascoltare questa puntata potete andare sul canale web radio del Blogos, ovvero blogos.podcastpeople.com, e alla prossima e buona musica. Ciao ciao.